Io in questo momento sto camminando nel comune di Motta Sant'Anastasia, nella provincia di Catania, precisamente al versante sud dell'Etna. Questo piccolo borgo è davvero interessante perché è situato sopra un nek lavico. Cos'è un nek lavico? Fondamentalmente è il risultato di un'eruzione vulcanica avvenuta 550.000 anni fa. Questa eruzione diede vita a un vero e proprio cono vulcanico, il quale nel corso degli anni è stato soggetto a un'erosione progressiva che mutò forma a questo cono vulcanico, ottenendo come risultato delle rocce colonnari prismatiche a sezione pentagonale ed esagonale. E la cosa curiosa è che sopra questo nek è stata costruita la città di Motta Sant'Anastasia. Questo alle mie spalle è l'esempio di nek di cui vi parlavo. Come potete ben vedere, la parte antica di Motta Sant'Anastasia sorge sul risultato di un'eruzione di 550.000 anni fa. Cosa curiosa è che Motta Sant'Anastasia è l'unica città italiana che sorge su un nek. L'altro esempio di nek è Strombolicchio, situato non molto lontano da Stromboli, nelle isole Eolie. Se da un lato si può ammirare il nek di Motta Sant'Anastasia, da quest'altro lato si può ammirare il versante sud dell'Etna. Bello, no? Si possono notare questi basamenti colonnari, questi esempi di rocce colonnari a sezione prismatica, di forma prismatica a sezione pentagonale e esagonale, sono il risultato dell'eruzione di 550.000 anni fa e con l'erosione di migliaia di anni si ottenne come risultato questo, non più un cono eruttivo ma delle rocce a forma colonnare, a forma di colonna. Guardate alle mie spalle, a parte le scritte, ma è davvero interessante l'immagine. Io una cosa così non l'ho mai vista. La mostro di nuovo. Interessante perché, ripeto, questa è l'unica città che è stata costruita su un nek. Questo è il percorso che io ho fatto. Come potete ben vedere è completamente vuoto, abbandonato. Sembra lasciato agli anni 80. Qua ci sono dei frammenti lavici che sono caduti, ci sono stati dei crolli, probabilmente per il fatto che non è stata tenuta sotto controllo l'area, non è stata protetta. Incredibile. In mezzo anche un po' ai rifiuti.